È un dato di fatto. Gli esseri umani spendono molto del loro tempo e delle loro energie cercando di accoppiarsi. Chi ha più successo sa bene come usare il proprio istinto animale per attrarre un partner. Come va? E ora provate a sedurre anche voi. In questa puntata affronteremo domande alle quali solo il mondo animale può rispondere. Per esempio, gli uccelli giardinieri possono aiutarci a trovare il futuro partner? Non sto scherzando, è affascinante. Come può il sedere di un babbuino avvertirci di un tradimento? La pulsione che spinge un uomo alla conquista di una donna può essere irrefrenabile. Cosa ci può insegnare l'urina dei felini sul vero amore? Oh, sì. I ricercatori stanno iniziando a indagare su cosa sia il vero amore. Stiamo per iniziare un safari urbano per osservare l'animale uomo. Avete delle magliette sporche? Sì. E svelare i segreti dei nostri impulsi sessuali. Quelle labbra rosse agli uomini ricordano le parti intime. Che specie di umani siete? Preparatevi ad accogliere la bestia che c'è in voi. Sesso. È ciò che non ci fa estinguere. Nessun accoppiamento, niente più specie. Ma il sesso richiede un partner disponibile e trovarlo non è sempre facile. In generale, nel mondo animale, è il maschio che si dedica alla conquista della femmina. Ma in molte specie, in realtà, è la femmina che prende tutte le decisioni. Ogni specie ha un proprio rituale per mettere in mostra il proprio potere seduttivo e gli esseri umani non fanno eccezione. Quali sono le vostre tecniche di conquista? Quanto siete bravi a interpretare i segnali di chi avete di fronte? Osservando i rituali di comportamento umani, abbiamo identificato i single più attivi del pianeta, gli speed daters. Lo speed dating è un modo molto veloce per i single di fare conoscenza fra loro. Bene, ci siamo. Speed dating, sessione numero 1. Ogni potenziale compagno ha solo 3 minuti. Piacere di conoscerti. Per convincere l'altro che i propri geni sono superiori a quelli di chiunque altro. Keanu? Sì. Fantastico, sono Mandy. Piacere. Piacere mio. Mi piace ciò che indossi. 3 minuti sono più che sufficienti per capire se fra 2 persone possa esserci o meno quella famosa chimica. Si dice che l'amore sia un linguaggio universale, ma qui ciò che conta è il linguaggio del corpo. Ti è così difficile distogliere lo sguardo? Ci sto provando, sì. Sapete riconoscere i segnali che le parti interessate si stanno inviando? Uno dei segnali che l'uomo in genere usa per far capire alla donna che è interessato a lei è il contatto visivo. È uno dei principali modi in cui gli esseri umani si relazionano tra loro e comunicano il proprio interesse. Le donne tendono a ridere molto di più in risposta a ciò che gli uomini dicono quando trovano l'uomo attraente. Se una donna inizia a toccarsi i capelli, significa non solo che desidera ricevere la vostra attenzione, ma che vuole apparire la scelta migliore per voi. Mantenersi pulito è per l'animale un modo per avere un aspetto sano. Per esempio, il gatto lucida con cura la propria elegante pelliccia per lanciare questo messaggio a un potenziale partner. Sono in ottima forma, non sono malato, ti potrai accoppiare con me. La cura con cui le gazzelle puliscono il proprio mantello o gli uccelli lisciano le proprie piume è assimilabile alla cura con cui gli esseri umani scelgono il proprio abbigliamento. E quando il potenziale compagno ci guarda, vogliamo comunicargli lo stesso messaggio. E cioè, sono sano, ho un bell'aspetto e sono la persona giusta con cui accoppiarti. Signori, spostatevi in senso orario intorno alla stanza. Abbiamo isolato 3 coppie a caso. Riuscireste a indovinare quale tra loro avrà un secondo incontro basandovi esclusivamente sul linguaggio del corpo? Sono un game designer. Oh, caspita! Che film ti piacciono? Mi piace Independence Day e qualsiasi cosa con bello. Will Smith. È la prima volta che partecipi a uno speed dating? Sì, lo è. La coppia numero 1 è interessante perché sono privi di interesse l'uno verso l'altra. Di dove sei? Di Los Angeles. Ah. Scusami, ho ricevuto un messaggio. Lei interrompe di continuo la connessione, controllando il suo cellulare, guardando altrove. Tutti segnali inequivocabili di una totale mancanza di interesse. Lui percepisce la situazione e si trova a disagio. Che altro fai per divertirti? Mi piace andare al cinema. Il potere della postura.
Immaginate di partecipare a una cena dove ogni ospite porta una pietanza. Se avete preparato una pietanza di cui siete orgogliosi, la metterete in bella vista. Ma se non siete sicuri, la nasconderete dietro qualcos'altro. Gli stessi meccanismi determinano il modo in cui occupiamo una posizione nella società. Sei sicuro che siano solo 3 minuti? Sì, ascolto il rap, ma non ne vado matta. A me piace T.I. e a te? Mi piace T.I., ma Drake... Mi piace l'R&B. Osservando la coppia numero 2 potremmo pensare che abbiano un rapporto. Mi piacevano i film di paura, ma ora non più. Per me è lo stesso. Dopotutto sono entrambi seduti lì con le braccia incrociate, ma ci servono altri indizi. Stanno parlando degli argomenti che hanno in comune, ma se fate un passo indietro e guardate da qui il loro linguaggio del corpo, vedrete che sono entrambi rigidi, i loro corpi non sono rilassati o protesi verso l'altro, quindi tra loro non c'è interesse. Ho un cagnolino. Mi piacerebbe avere un cane. Nella coppia numero 3, invece, i due si sporgono l'uno verso l'altra. Stanno emettendo un sottile segnale che la dice lunga. Riuscite a captarlo? Esiste un tipo di comportamento chiamato mirroring behavior, in cui il maschio e la femmina imitano a vicenda l'uno le azioni dell'altra. Questo comportamento, in animali come l'albatros, fa parte di un elaborato rituale di accoppiamento e vale anche per gli esseri umani. E la ragione sta nel fatto che tendono a piacerci le persone affini a noi. Quindi se tu fai un movimento e io ne faccio uno uguale, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Tendono a protendersi verso l'altro mentre parlano. Guardate il loro linguaggio del corpo. Guardate come si fissano e quanto si pavoneggiano. Toccano se stessi e tutto quello che hanno a portata di mano. Tutto del loro atteggiamento dice: sì, sono interessato a te. Giocare con le scarpe denota in qualche modo il desiderio di spogliarsi. Tutto ciò riscalda il potenziale compagno. I cavallucci marini ne sono un grande esempio. Quando il maschio e la femmina sono pronti per accoppiarsi, si assiste al loro incantevole intreccio di code. È molto commovente. Sembrano due piccioncini. Anche la gente lo fa. Farsi il piedino nasconde una sorta di ragione evolutiva. Le nostre pupille si dilatano quando siamo eccitati dalla prospettiva di accoppiarci, e questo lo si riscontra anche negli animali. I felini, se qualcosa attira la loro attenzione, dilatano le pupille per permettere l'ingresso di una maggiore quantità di luce. E noi facciamo lo stesso, nell'idea che ci aiuti a mettere a fuoco il potenziale compagno e crei un collegamento per il futuro accoppiamento. Spero vi siate divertiti. Ora che il loro linguaggio del corpo ha parlato, solo una coppia si fa gli occhi dolci. È stata un'esperienza molto imbarazzante. I 3 minuti più orribili della mia vita. J-Star è molto attraente, ma non è scattata la scintilla con lui. Lo considero più come un amico. Andiamo d'accordo su tante cose, ma è come... Oh, certo, possiamo uscire insieme, ma come amici. Questa coppia credo che abbia più possibilità di andare avanti, di avere una relazione e forse accoppiarsi. C'è un buon contatto visivo, le pupille della donna sono dilatate, sono protesi l'uno verso l'altro. C'è una imitazione reciproca dei gesti. Sembra che tra Marco e me ci sia sintonia, che ci sia una certa chimica. Abbiamo avuto una bella conversazione e spero di poter incontrare Marco di nuovo. Spero di poter avere un altro incontro con Mandy. Cosa abbiamo imparato? Che sia per gli animali, sia per gli esseri umani, il linguaggio del corpo non mente. Quindi forse non sorprende che gli uomini assomiglino ancora di più agli animali quando competono per ottenere l'attenzione di una donna preziosa. Per esaminare questi esemplari maschili nel loro habitat naturale, dobbiamo avvicinarci al loro abbeveratoio notturno. Eccone uno. Entriamo. In un bar di venerdì sera è facile vedere uomini che si comportano come scimmie per attrarre una compagna. Ma sapete perché? Tutti conosciamo le dinamiche sociali dei bar, spazi riservati al corteggiamento e alla sessualizzazione. Un gran numero di maschi in competizione per un ristretto numero di femmine provocherà un innalzamento del livello di testosterone e un aumento dell'aggressività. Abbiamo vinto noi. L'uomo è consapevole del modo in cui il suo comportamento verrà percepito dalla donna, che sta osservando quale ruolo l'uomo riveste nel gruppo. Deve mostrarsi il più forte e il più audace. Se osservate un branco di cani che giocano al parco, vedrete che l'uno cercherà di mettere la propria testa sulle spalle dell'altro. Faranno muso contro muso. L'uno cercherà di dominare l'altro, affermando in questo modo la propria superiorità gerarchica.
L'affermazione del proprio dominio sociale avviene attraverso la forza fisica. È il modo in cui l'animale dimostra di essere il maschio alfa. Giù le mani! Metti giù le mani! Anche quando gli esseri umani, per divertimento, si percuotono il petto con i pugni chiusi, assomigliano agli animali. Per il gorilla è uno dei modi per manifestare il dominio sugli altri maschi, un modo per comunicare che è con lui che la femmina deve accoppiarsi. Per capire i meccanismi della dominanza maschile, abbiamo invitato tre donne attraenti a entrare nel bar. Chi si muoverà alla conquista di una di queste belle donne? Il suono è molto importante nel corteggiamento. Pensate ai gibboni. I gibboni maschi emettono un potente urlo per attirare l'attenzione delle femmine, inducendole ad avvicinarsi per accoppiarsi con loro. Questo è un metodo che personalmente sconsiglierei ai maschi umani. Uomini, fischiando e urlando, non attirerete l'attenzione delle donne e tantomeno le indurrete ad avvicinarsi a voi per fare conoscenza. Tutto questo è disgustoso. Gli animali interagiscono in diversi modi. Talvolta c'è un maschio alfa, altre volte ci sono membri sottomessi. I ragazzi di solito escono con i loro amici. Spesso nel gruppo c'è il gregario. Questo lo osserviamo anche nel mondo animale, dove c'è l'esemplare dominante, circondato dagli altri maschi o in compagnia di un gregario. La sua presenza aiuta a stabilire il dominio. Come ti chiami? Kes, piacere. Infatti, qui vedete tre donne attraenti che parlano con un solo uomo. Accanto a loro si vedono altri due uomini, di cui riconosciamo sia il maschio alfa che quello beta. Poiché la conversazione tra l'uomo e le donne sembra andare avanti, gli altri due uomini finora in disparte intervengono per subentrare nella situazione. Ehi! Che fate di bello? Non mi sono ancora presentato ufficialmente. E questi due ragazzi, come nel mondo animale, insieme braccano in modo serrato le loro prede. Lavoriamo insieme. Davvero? No, non è vero, sei un bugiardo. No. Il ruolo del gregario è quello di agevolare il maschio alfa. In più è un cuoco incredibile. In sostanza spiana la strada al maschio alfa in modo tale che possa raggiungere il suo obiettivo. Potrei prepararvi qualche piatto originale giapponese. Accompagnandosi al dominante, sia che si tratti del mondo animale che di quello umano, il gregario non potrà mai avere priorità nella scelta della compagna, ma potrà avvicinarsi a esemplari femminili che da solo non avrebbe potuto conoscere. Dopo che il maschio alfa avrà ottenuto ciò che desidera, congederà il gregario dal suo ruolo, lasciando che si dedichi alle sue necessità personali. Vai da qualche parte. Prendo un po' d'aria. Sei in buone mani. Ora che il maschio alfa ha tutte le donne per sé, riuscite a indovinare quale tra loro lo attrae di più? Gli uomini, per questioni evolutive, cercano donne con capacità riproduttive, in buona salute e giovani. E questa donna bionda dimostra di avere questi attributi. Il biondo è indice di giovinezza, quindi quando un uomo vede una donna con i capelli biondi, presume automaticamente che sia giovane. Oggigiorno questa regola non dovrebbe valere, poiché ci tingiamo i capelli, ma gli uomini non riescono a guardare oltre. Potresti darmi il tuo numero? Ok. Mi piaceva la ragazza bionda. Era esuberante. Era ovviamente la leader. Era seduta al centro per un motivo. Non penso che le bionde si divertano di più. Ma oggi mi sono divertita. Ho dato il mio numero a questo ragazzo carino, alto, simpatico. Che si tratti della natura selvaggia africana o della giungla urbana, essere un capobranco ha i suoi privilegi. Ma il mondo è pieno di maschi normali. I maschi non alfa possono competere con i gemelli di Johnny Depp? I risultati potrebbero sorprendervi. Oh mio Dio! Vi siete accorti che spesso non sono gli uomini belli e giovani ad avere successo con le donne? Il mondo animale funziona allo stesso modo e offre indizi su cosa le femmine cerchino in un partner. Ma non è così semplice come si pensa. Per seguire da vicino le fasi di un corteggiamento, abbiamo riunito tre scapoli: Steve, Shannon e Dale. Ognuno di loro ha 10 minuti per preparare il picnic perfetto per far colpo su un gruppo di papabili conquiste. Ogni donna farà visita a ogni uomo. Il loro aspetto fisico sarà determinante o le donne cercheranno qualcos'altro? Quale di questi uomini sarà il più seducente? Nel mondo animale, i maschi si impegnano molto nella ritualizzazione visiva.
I maschi delle alci e dei cervi americani abitualmente, durante la stagione degli amori, ingaggiano furiosi combattimenti con le loro corna. Le corna sono indice dello stato di salute del maschio e le femmine sceglieranno di accoppiarsi con il maschio dotato di corna più grandi. Naturalmente non tutti gli animali selvaggi si cimentano in queste violente battaglie nella fase del corteggiamento. Talvolta si va per il sottile, come gli uccelli giardinieri. I maschi costruiscono queste strutture di ramoscelli per attirare le femmine e li decorano molto accuratamente. La presentazione è tutto per gli uccelli giardinieri, ma quali sono le differenze nella danza d'accoppiamento tra uomini e donne? Ma chi sei? Sono Gillian. Dale, come stai? Ciao, John. Piacere. Posso unirmi a te? Certo, siediti. Steve prova a sfoggiare una bella presentazione. Che bei fiori. Cosa sono? Sono finti. Oh, molto carini, molto rari. Sì, durano a lungo. Già. Sì. Ho portato una coperta, delle patatine, della salsa in cui intingerle e qualche banana. Ciotole per cani? No. Steve avrebbe potuto fare di meglio. Quelle ciotole di plastica, sinceramente, mi sembravano delle ciotole per cani. Hai un cane? Perché me lo chiedi? Hai visto peli di cane sulla coperta? Steve aveva peli di cane sparsi su tutta la coperta. Cosa ci voleva spazzolarla decentemente? Steve, in termini di presentazione, creatività e premura, è mediocre. Ci ha messo un po' di impegno, ma non abbastanza. E questo è un segnale importante per la donna che dovrebbe intraprendere una relazione con lui. Ciao. Ciao, come stai? Bene. Vuoi sederti? Vorrei, ma c'è abbastanza spazio? Sì, c'è. Ok. Per il mio picnic avevo un piccolo asciugamano, dei bocconcini di pollo, un paio di soft drink e il mio sorriso. Vuoi qualcosa da bere? Passo. Sei sicura? Sì, perché sembra che sia lì da un bel po'. Shannon è molto interessante. Lui non si preoccupa nemmeno del suo presentarsi alla donna. È il suo modo di dire: io sono il capobranco, sono sicuro del mio aspetto. E questo lo fa con tutte, non se ne preoccupa. Hai qualcosa da mangiare per me? Ho un po' fame. Ah, certo, sì. Ho portato dei bocconcini di pollo. Ti piace il pollo? Sono freddi. Lui pensava che il suo bell'aspetto potesse bastare. Shannon è un buon esempio di come non si possa puntare soltanto sull'aspetto. Bisogna impegnarsi per dimostrare alla potenziale compagna che ci sia molto di più, oltre al bell'aspetto. Il maschio dovrà dimostrare di potersi occupare di lei, di poterla proteggere e di avere geni intelligenti da trasmettere ai figli. Non si è impegnato molto a pensare a cosa avrebbe fatto star bene l'altra persona. La presentazione è in linea con ciò, è sciacca e la creatività non esiste. Avrà pensato che il suo aspetto sarebbe bastato. Ciao, come stai? Bene. Mi chiamo Dale. Ciao, sono Gillian. Siediti, è per te. Oh mio Dio. Quando devono attrarre un compagno, molte specie usano segnali visivi come la forma fisica o una criniera arruffata. E gli umani fanno lo stesso. Che dolce, grazie. Prego. Per i maschi che cercano una compagna, talvolta è necessario compensare con altro la loro minore prestanza fisica. Guardando Dale, si nota che ha speso del tempo per mettere insieme la sua presentazione. Per il mio picnic ho portato una morbida coperta e qualche cuscino carino. Ho voluto che stessero comode. Le donne vogliono che gli uomini si prendano cura di loro. I maschi degli uccelli giardinieri, anche se non sono i più grandi o i più forti, o come dire, i più attraenti, spesso hanno successo nella ricerca delle femmine, perché riescono a compensare con le attenzioni la loro scarsa prestanza fisica. Forse Dale non è più tanto giovane, ma dimostra di poter essere un compagno molto premuroso. Questo è meraviglioso. Grazie. Dale ha anche centrato un altro comportamento vincente, comune in molte specie, quello di offrire dei doni. Dare a un potenziale compagno un dono è la dimostrazione di essere capaci di provvedere al cibo o ai materiali per il nido. Vuoi qualcosa da bere? Sì, grazie. Se sei una femmina in cerca di un compagno, cercherai quello che può fornirti il necessario per vivere. E credo che Dale abbia fatto un buon lavoro in questo senso. Così chi come Dale non è molto avvenente dovrà puntare su queste accortezze e su capacità finanziarie per attrarre qualcuno. Amo viaggiare.
Qual è il tuo posto preferito in Europa? Vorrei vedere Parigi. Davvero? Sì, è la città dell'amore. Dale avrà successo e anche se non eccelle per bellezza come accade nel mondo animale, la sua presentazione è decisamente efficace. Dunque, qual è stato il Romeo preferito dalle donne? È stato davvero dolce, adorabile. Non sto scherzando, è affascinante. Non è scattato nulla con lui. Non c'era feeling. Come l'amore, la risposta è complicata. Il maschio dell'uccello giardiniere fa affidamento non solo sull'aspetto per attirare una compagna. Anche se non sono molto attraenti, spesso hanno successo nel corteggiamento delle femmine. Quale dei nostri ragazzi giardinieri avrà catturato il cuore delle nostre donne? Una donna più giovane interessata al matrimonio guarderebbe a Dale come a qualcuno che provvederebbe a lei a lungo termine, che le starebbe accanto per aiutarla a crescere i figli. È stato davvero dolce perché ci ha provato davvero. Dale è una persona speciale. Spero di vederti ancora. Sì. Ciao. Se guardiamo Steve con i fiori finti e i peli di cane, non poteva fare di peggio. E in aggiunta a ciò, non ha una voce dominante. La sua voce è piuttosto acuta. Grazie. Non amo questo tipo di patatine. La donna potrebbe chiedersi se sia alfa abbastanza. Mentre qualcuno come Shannon, che è un maschio alfa, non lo sceglierebbe per una relazione stabile, perché lui non è interessato a una relazione a lungo termine. Beh, è stato bello conoscerti, Shannon. Piacere mio. Shannon è qualcuno che non deve necessariamente mostrare le sue risorse, ma ha giovinezza e salute dalla sua parte, e la donna interessata a lui è in genere più matura. È un piacere. È un ragazzo davvero molto carino. Grazie. Ho divorziato da poco, quindi non cerco altro. Ciao! Cerca qualcuno come Shannon perché lei non ha bisogno di una relazione a lungo termine. Cerca qualcuno che le possa offrire divertimento. E nella società di oggi queste donne sono note come cougar. Questo è quanto. Finché sarete degli uccelli giardinieri con senso dell'umorismo, un'auto sportiva o istinti paterni, avrete sempre delle possibilità di riuscita. In definitiva, è una lezione che tutte le specie possono tenere a mente. Non sempre conta solo l'aspetto fisico. Se non si sa come agire verso il potenziale compagno, altri comportamenti potrebbero annullare la prestanza fisica. Spesso bisogna offrire di più. Vale sia per gli animali che per le persone. Ma molte specie non sono così abili nell'arredamento come gli uccelli giardinieri. Corteggiano i partner alla vecchia maniera, attraverso marchi fisici che dicano «sono troppo sexy». Gli umani non sono differenti. Come gli animali, adottiamo vari mezzi per distinguerci dalla massa. Abbiamo visto come gli uomini raggiungono l'obiettivo, ma le donne? Nuovo bar, nuova missione. Che succede se inseriamo due gemelle identiche in un gruppo di ragazzi? Prendi qualcosa? In sostanza, una è vestita di rosso, l'altra è vestita di blu. Quale delle gemelle pensate attirerà di più l'attenzione di questi uomini affamati? O non ci sarà differenza? È interessante perché se guardiamo la moda di oggi, le donne hanno molte più opzioni degli uomini nella scelta dell'abbigliamento. E questo ci differenzia dal regno animale, dove i maschi sono i veri protagonisti dell'accoppiamento, mostrando le piume della coda, danzando, urlando e strillando. Negli umani di solito sono le donne a mettersi in mostra. Volete uno shot? Come sapete, il rosso è sinonimo di aggressività, di pericolo, di rischio e quindi è eccitante, è stimolante. E quando guardiamo un potenziale compagno, una delle prime cose che ci spinge verso di lui è l'eccitazione. Una delle ragioni per cui le donne tendono a usare il rossetto rosso è perché riconoscono a livello inconscio che le labbra rosse ricordano agli uomini le parti intime e gli uomini ne sono automaticamente attratti. Pensiamo ai colibrì. Sono in genere attratti dai fiori rossicci e questo perché tendono realmente ad avere più nettare rispetto ai fiori di altri colori. Quando gli animali sono eccitati, c'è un aumento del flusso sanguigno in varie parti dei loro corpi. Per esempio, il sedere delle femmine dei babuini e di molti altri primati si rigonfia, assumendo un colore rosso brillante.
Probabilmente dipende dalle nostre radici da primati. Il fatto che i maschi possano essere attratti da queste gonfie, tonde e rossicce anatomie femminili. Un ritorno alla connessione evolutiva con altre specie? Ma le gemelle hanno un asso nella manica. Notate la differenza? E credete che gli uomini la noteranno? Che fate di bello? Ciò che vedete sono due gemelle che si scambiano l'abito. Quella che era vestita di blu adesso ha il vestito rosso. Vedremo se ora sarà più attraente. Nel regno animale il colore rosso ha più successo. La femmina in rosso vince sempre su quella in blu. I ragazzi non hanno notato niente di niente dello scambio. Hanno ripreso una conversazione a cui prima non avevo nemmeno partecipato. I nostri orecchini sono diversi, i miei capelli sono diversi e non hanno notato niente. Abbiamo anche caratteri diversi, non hanno notato niente. Già, mi hanno ignorata. La mia preferita tra le gemelle era quella con l'abito rosso. Era più estroversa, era più facile chiacchierare con lei. La conversazione scorreva. L'ho fatto da piccola, ma non ero molto brava. Delle due gemelle preferisco la ragazza in rosso. È stata frizzante e loquace. Il rosso è come un magnete. Anche se mettessimo una bellissima donna in blu su uno sfondo rosso, gli uomini non andrebbero verso di lei, perché non indossa il rosso che è un fattore di attrazione maggiore. Non è soltanto il colore rosso che segnala la disponibilità sessuale. Le femmine che sono nel loro periodo fertile tendono a farlo capire chiaramente ai potenziali compagni. Per testare questa teoria sull'Homo sapiens, abbiamo chiesto a delle ragazze di riempire dei questionari sul loro ciclo mestruale. Uomini, siete avvisati. Questa parte del nostro ciclo fa emergere emozioni molto intense. Questo è il momento in cui una donna potrebbe tradire il proprio marito. L'ambiente, un bar per incontri. Il test, vedere quante donne possono segnalare la loro fertilità ai potenziali compagni. Se funziona nel mondo animale, funzionerà anche qui? Nei giorni compresi tra il 9° e il 13°, con un picco nel 14° giorno, le donne hanno maggiori probabilità di essere sessualmente un po' più aggressive. Vestono in modo diverso, appaiono anche diverse, la pelle è turgida e sono più sicure. L'ovulazione rende le donne più disinibite. Alcuni studi hanno dimostrato che se durante uno show di spogliarelliste ce n'è una che è nel proprio periodo fertile, quest'ultima avrà maggiori consensi. Questo perché nei suoi movimenti riuscirà a trasmettere qualcosa di magnetico, capace di attirare maggiormente i signori presenti. Questa parte del nostro ciclo fa emergere emozioni molto intense. Questo è il momento in cui una donna potrebbe tradire il proprio marito. Qualcuno di voi avrà assistito a un accoppiamento tra cani. L'accoppiamento tra una femmina in calore e un maschio non castrato può essere travolgente. Naturalmente, la fase successiva coincide con l'inizio delle mestruazioni. Le donne sono più pallide, si vestono in modo diverso, sono più castigate e sono un po' più silenziose e più irritabili del solito. Ehi, come va? Abbiamo fatto un gioco divertente, andando in giro per il bar a dare un'occhiata alle donne. Cercando di capire chi ha terminato il ciclo, chi è nel suo periodo fertile o chi è già in fase mestruale. Così, ragazzi, se state cercando di capire se una donna è disponibile, ringraziate ancora una volta il mondo animale per avervi dato degli indizi. Il fatto che la gemella in rosso fosse più attraente non mi sorprende, perché nel mondo animale il colore rosso è una sorta di simbolo della fertilità sessuale e della disponibilità ad accoppiarsi. E potrebbe essere esattamente quello che dimostra questo esperimento. Quanto a voi, donne. Solo conoscendo queste informazioni sapremo se siete alla ricerca di Mister Giusto o di Mister Giusto Ora. La bellezza naturalmente è una dote esteriore. Molti animali adottano qualcos'altro per attrarre il compagno. Un primitivo e potente segnale che non si può vedere. Tutti lo possediamo, ma sappiamo come usarlo? Ciao ragazzi, entrate! Benvenuti al party! Avete le vostre magliette sporche? Sì. Bene.
Abbiamo 10 uomini e 10 donne a un incontro di single come non l'avete mai visto prima. Cercano il compagno perfetto. Ecco la regola. Possono usare soltanto i loro nasi. Funziona in questo modo. Il single dorme con la propria maglietta per 3 notti di fila, senza deodoranti o profumi. Io metto la maglietta in una busta e do a ognuno il suo numero, che corrisponde alla maglietta. Loro annusano le magliette e mi dicono quale odore piace e quale no, basandosi sul puro istinto. In base a ciò, creo le coppie. Gli odori corporei sono come i fiocchi di neve. Non ne esistono due esattamente uguali, ma possono essere sexy? Per gli animali è così, ma possiamo davvero trovare la persona giusta attraverso i nostri feromoni? I feromoni sono sostanze chimiche emesse dalle specie animali in grado di influenzare alcuni comportamenti, molti dei quali hanno a che fare con l'accoppiamento. Alcune femmine di falena emettono un tipo di feromone così potente da indurre dozzine di maschi a spostarsi da luoghi lontani per riprodursi con loro. E alcune femmine dei serpenti giarrettiera emettono un feromone così forte che i maschi con un solo colpo di lingua, che è il modo in cui i serpenti sentono gli odori, sono in grado di determinarne la specie e se sono pronte per l'accoppiamento. Questo è davvero fenomenale, se pensate che tutto ciò dipende solo dai feromoni. Ok, avvicinatevi tutti! Mettetevi in fila. Prima le ragazze e poi i ragazzi. Ognuna di voi dovrà annusare la maglietta sporca di ogni ragazzo e dire se siete attratte da quell'odore oppure no. Quale di queste maglie maleodoranti condurrà al vero amore? Donne, iniziate ad annusare. No, proprio no. Sì. Siamo a un feromone party per verificare attraverso un test olfattivo se gli umani possono essere attratti dal sesso opposto in base all'odore. L'attrazione olfattiva funziona nel regno animale. Funzionerà anche per queste donne? Sì. Dei nostri 5 sensi, uno dei più antichi è l'olfatto, il senso con cui percepiamo gli odori. È interessante notare cosa avviene dopo che un uomo si è lavato con cura. Se la sua donna si avvicinerà a lui nel giro di 6 minuti, l'umore della donna migliorerà per diverse ore. E questo per il solo fatto di aver ispirato i suoi feromoni. Questo sa proprio di uomo. È fantastico. Ti piace questo odore? Sì. Che numero è? 7. L'incontro ha prodotto risultati interessanti perché possiamo analizzare ciò che i partecipanti hanno in comune prima di passare alla fase successiva. Pensiamo ai cani. A loro non importa se vi piace il sushi o se avete una casa nel Connecticut. Si annusano a vicenda e capiscono se sono attratti l'uno dall'altro oppure no. Ora tocca ai ragazzi annusare le maglie delle ragazze. Sì. Bene. No. Negli esseri umani i feromoni sono secreti principalmente da alcune ghiandole delle ascelle, ma sappiamo che vengono prodotti anche altrove. Non tutti gli animali producono feromoni allo stesso modo. Ne è un grande esempio l'elefante maschio, che ha una ghiandola sulla testa che rilascia una sostanza oleosa pregna di questo potente feromone. È un segnale. L'elefante la usa per dire agli altri maschi che con lui non c'è da scherzare e alle femmine che è pronto per accoppiarsi. Molti animali producono feromoni attraverso le urine. Osserviamo il comportamento dei leoni, per esempio. Il leone maschio sa quando una femmina è in calore grazie ai feromoni contenuti nella sua urina. Oh, sì. Sì. E mentre i convenuti attendono che i loro feromoni si incontrino, iniziano a studiarsi a vicenda. Non si tratta solo di fiutare la compatibilità sessuale. I feromoni possono essere misurati con ciò che chiamiamo MHC, complesso maggiore di istocompatibilità. Noi tendiamo a essere attratti da persone il cui MHC è diverso dal nostro. Non ci segnala solo quando un organismo è sessualmente disponibile, ma ci dice anche qualcosa sul sistema immunitario dell'organismo stesso. Vogliamo che il nostro sistema immunitario sia il più solido possibile in vista di una futura progenie. E quanto più sarà variegato l'MHC, tanto più forte sarà il sistema immunitario. Questo era interessante. Un misto di sudore e lavanda. Se ci fossero troppe somiglianze, sarebbe come rischiare di mettere al mondo figli che potrebbero avere problemi a causa della consanguineità. Ma c'è qualcosa nell'odore. Un
dolce punto debole nella firma chimica di ognuno, capace di scatenare una reazione che porta due organismi ad accoppiarsi. E questo vi porterà ad avere non solo rapporti sessuali appaganti, ma vi garantirà di avere anche figli più sani. Ma cosa possiamo dire riguardo alle donne che non vogliono riprodursi, ma vogliono solo trovare un compagno? In questo gli esseri umani si differenziano dagli animali. Prendere la pillola anticoncezionale può influenzare l'MHC. Infatti, la pillola in qualche modo induce il corpo della donna a credere di essere già incinta. E questa errata convinzione la porterà a cercare qualcuno che l'aiuti a crescere il suo fantomatico bambino e a mettere su famiglia. Questo la confonderà. Potrebbe iniziare una relazione con la persona sbagliata, con cui avrebbe inizialmente un'ottima vita sessuale, ma che col passare del tempo si rivelerebbe non essere quella giusta. Ora che tutti hanno finito di annusare, qualcuno avrà fiutato l'anima gemella? Nick? Mary? Complimenti ragazzi, entrambi avete scelto l'uno l'odore dell'altro. Siete attratti a vicenda dai vostri feromoni, quindi vi invito a conversare tra voi per vedere se scatta la scintilla. Anche voi due vi siete scelti. Patrick, avvicinati. Anche voi due vi siete scelti, naturalmente. Sembra che l'olfatto non menta. La maggior parte delle coppie che si sono formate tramite la scelta dell'odore funziona. Sono in coppia con Mary. Mi è piaciuto molto chiacchierare con lei. Direi che il mio naso mi ha guidato nella giusta direzione. Abbiamo alcune cose in comune. Sicuramente rivedrò Patrick. Se scegliete di agire in base a quell'odore, dipende da quanto peso date all'odore corporeo. I feromoni sono molto importanti a livello primordiale e sono fondamentali nel regno animale. Ma noi socializziamo, ci siamo evoluti e i nostri modelli di accoppiamento sono molto complessi. Una cosa è certa, la prossima fermata dei partecipanti al feromone party sarà la lavanderia. L'odore di quegli indumenti si sente da qui. Ora che abbiamo imparato ad assicurarci un compagno, è tempo di portare questo rapporto a un livello successivo. Alcuni credono che gli esseri umani non siano fatti per la monogamia. Queste tre coppie riusciranno a opporsi alla biologia e a rimanere fedeli? Il loro linguaggio del corpo ce lo dirà. Linguaggio del corpo, stato sociale, colore, odore. Quando si tratta di sesso, non siamo così diversi dagli altri animali. Per molti, l'amore è la meta conclusiva dei rituali di corteggiamento. I due innamorati formeranno un legame che spesso si tradurrà in un matrimonio, il coronamento dell'amore di coppia. Comunque, cos'è l'amore? E può essere misurato? Se guardiamo nel glossario di un manuale di biologia, troveremo la parola sesso, ma non la parola amore. In realtà è un fenomeno nuovo. I ricercatori hanno iniziato a indagare da poco su cosa sia realmente l'amore. Credo che chiunque abbia un cane da compagnia col quale interagire ritenga che il legame che si viene a creare si avvicini a una qualche forma di amore. Osservando alcune specie di uccelli, altri primati, mammiferi marini, elefanti, animali che tendono a essere molto intelligenti e sociali, come gli esseri umani, possiamo presumere che provino sentimenti simili al nostro concetto di amore. Tutto ciò ci porta ad andare a casa di John e Nolin. Sono sposati da 10 anni e hanno organizzato una cena. Tra i loro ospiti c'è una coppia di giovani sposi e una coppia che si è formata da sole 3 settimane. Tre coppie di innamorati che rappresentano 3 stadi diversi dell'amore. Osservando il loro linguaggio del corpo, cosa può raccontarci dell'amore ognuna di queste coppie? E per cominciare, cosa possono insegnarci gli animali sul comportamento amoroso? Riscaldiamo la lasagna? Ok, a 180 gradi. A 180 gradi, 10 minuti, grazie. C'è da fidarsi? Nuove esperienze. Eviterò di assaggiare quei pezzi di formaggio. Sì. Se inizio, non mi fermo più. È vero. L'uomo che ha appena iniziato la sua relazione con la sua potenziale partner le rivolge molte attenzioni. Mi sono trasformato in Steve Martin per un secondo. E questo non mi sorprende, perché vuole dimostrarle di essere in perfetta forma fisica e fa di tutto per impressionarla.
Ed è proprio quello che fanno gli uccelli tropicali, che con questi elaborati passi di danza comunicano alle femmine. Sono in forma, sono spettacolare, e questo ne è la prova. Guardate quanto interagiscono tra loro, quanto si toccano l'un l'altra. Il contatto fisico frequente è un modo per rivendicare la proprietà, l'appartenenza del partner. Lo potete osservare in tante altre specie, come gli uccelli che si scambiano il cibo a vicenda attraverso il becco. Le coppie che hanno appena iniziato una relazione producono più adrenalina e dopamina. L'assunzione di droghe stimolanti, come la cocaina, provoca un picco di dopamina e un innalzamento dei livelli di dopamina è ciò che spinge qualcuno a iniziare una relazione. Siamo molto innamorati. È tutto intenso, direi a tutti i livelli. Man mano che gli impulsi di lussuria si trasformano in un sentimento più profondo e duraturo, anche le attività del cervello iniziano effettivamente a cambiare. L'ossitocina è una sostanza chimica importante che favorisce i legami affettivi. È rilasciata durante l'allattamento al seno, con l'orgasmo, col contatto erotico, ed è ciò che realmente tiene unite le coppie, perché non sempre potranno contare su dopamina e testosterone. Altre sostanze chimiche le terranno unite. Molti animali, una volta costituita la coppia, restano insieme per tutta la vita. Anche i pesci angelo dei Caraibi vagano insieme tra gli scogli finché morte non li separi. Le strategie di corteggiamento servono ad attirare il partner, ma una volta sicuri di averlo conquistato, non sono più necessarie. Perseverare in questi atteggiamenti comporterebbe un gran dispendio di energie, sottratte alla sopravvivenza e alla riproduzione. Ma essere uniti per la vita non significa essere inseparabili. Le aquile testa bianca non restano insieme per tutto l'anno, ma si riuniscono per accoppiarsi e per aumentare la prole. La monogamia non è così comune nel mondo animale. È molto più frequente che i maschi cerchino di accoppiarsi col maggior numero di femmine possibile. Ma è interessante osservare che le specie che tendono a formare legami di coppia che durano più di un anno hanno più probabilità di incrementare la prole rispetto all'esemplare che resta da solo. La presenza di entrambi i genitori aumenta le possibilità di sopravvivenza dei piccoli. Ecco a te. Grazie. Gli sposi novelli sono ancora nella fase in cui desiderano scambiarsi effusioni, ma nel contempo cercano di imparare ad avere una certa autonomia. È facile notare che si scambiano sguardi amorevoli e baci affettuosi, ma che allo stesso tempo non hanno bisogno di stare continuamente attaccati l'uno all'altra. Ci sentiamo ancora come appena sposati, ma siamo nella fase in cui, pur desiderando di stare sempre insieme, possiamo anche fare cose individualmente. Una relazione duratura di solito è più confortevole, ma è anche vero che più passa il tempo e più i litigi diventano frequenti. Ma è ancora più importante vedere che dopo un litigio l'altro è ancora lì, al nostro fianco. Questa sicurezza consolida realmente la fiducia. Direi che le cose vanno meglio ora rispetto a 10 anni fa. Ci concediamo molto più spazio a vicenda, sapendo che in qualsiasi momento l'uno è sempre al fianco dell'altro. Puoi essere realmente te stesso, sapendo di essere accettato e amato incondizionatamente. Grazie ancora per la cena. Grazie, ragazzi. Buon cibo, buoni amici e bei momenti. Bei momenti. Sappiamo che in una coppia sposata i coniugi tendono a sedersi l'uno di fronte all'altro, occupando una posizione conosciuta come la sedia della madre e la sedia del padre. E se ci sono bambini, la scelta di questa posizione assumerà una valenza gerarchica. In quanto sposati e genitori di 2 bambini, Nolin e John produrranno più vasopressina rispetto ai loro ospiti. La vasopressina fa parte del sistema di attaccamento. Questo ormone favorisce la monogamia. Avete fatto la luna di miele? Sì, in uno di quei villaggi all inclusive dove paghi una sola volta e non ti devi preoccupare di niente. Sì, noi siamo stati in crociera. Non pensavo mi sarebbe piaciuta molto, ma è bello non doversi preoccupare sì, di niente. Sì, è così bello. Da uno studio molto accreditato è emerso che le arvicole della prateria hanno una quantità elevata di vasopressina nel cervello. E i ricercatori vogliono trovare un nesso tra la loro quantità elevata di vasopressina e le tendenze monogame che le contraddistinguono. Nel corso della cena, ogni coppia trova il modo per esprimere fisicamente il proprio amore. Gli elefanti non hanno le mani, ma usano la loro proboscide per avere un contatto fisico. Un modo per abbracciare e toccare i loro potenziali partner. Dato che solo il 3, al massimo il 5% dei mammiferi sono monogami, c'è speranza per queste 3 coppie? Questo dipende unicamente dal tipo di persona che decidiamo di essere.
Alcuni credono che noi esseri umani non siamo predisposti alla monogamia, ma lavorando su noi stessi con coscienza e consapevolezza, possiamo essere monogami. È una nostra scelta. È ciò che separa noi dagli animali. Ciò che abbiamo imparato oggi è che possiamo civilizzare l'uomo, ma non possiamo eliminare i suoi istinti primordiali. Ecco perché, per quanto concerne i rituali di accoppiamento, l'Homo sapiens non è dissimile dall'animale. Noi siamo animali. I nostri corpi sono stati programmati in milioni di anni per procreare. È questo che garantisce la continuità della specie e in più è molto divertente.